Benvenuti a tutti in questa analisi domenicale a cura di OG Trading e Investimenti. Partiamo subito con Bitcoin, che ha passato una settimana molto deludente da un punto di vista strettamente di volatilità, perché siamo rimasti incastrati all'interno di questo mini range qui e non riusciamo effettivamente a trovare una direzionalità marcata. Questo ci viene anche fornita come informazione dall'RSI, che resta di fatto piatto completamente. Andiamo a vedere alcuni livelli che possono risultare interessanti per la settimana che verrà. Ovviamente primo livello importantissimo è quello dei 39.400, ogni qualvolta Bitcoin tenta di sorpassarlo o viene sbattuto immediatamente giù nella candela successiva, oppure abbiamo un aumento marcato di volatilità che ci porta istantaneamente in zona 40.900. Questo è un punto molto difficile da tradare, soprattutto se utilizziamo time frame comunque abbastanza larghi, come ad esempio il 4 ore. Infatti questa settimana qua credo siano risultate molto più interessanti le analisi con i livelli dati giornalmente che forniamo sulla nostra chat Telegram e nel nostro gruppo di Academy. Andiamo a vedere quindi che fin tanto che non viene violato questo minimo qua a 38,3, qua giù riusciamo sempre a trovare un minimo di domanda. Abbiamo anche un CME Gap rimasto aperto a 39.050 circa, che dovrà essere chiuso entro la giornata di domani. Domani tra l'altro giornata molto interessante per il mercato cripto in generale, perché in Europa si discuterà della proposta di bannare le blockchain che si appoggiano a un meccanismo di consenso proof of work. Quindi nell'accezione particolare questa è una cosa che andrebbe a colpire principalmente Bitcoin ed Ethereum. Io non penso assolutamente che si vada a bannare Bitcoin ed Ethereum in Europa, sarebbe un pochino come spararsi nei piedi, però da un punto di vista strettamente personale posso dire che di riforme totalmente masochiste ne sono state fatte diverse negli ultimi anni, quindi ormai non sorprendiamoci di niente. Comunque sia, penso che sia tutto del food che poi si risolverà con un nulla di fatto tendenzialmente. Comunque qua giù siamo in questo range ristrettissimo tra i 38.300 e i 39.400, sul 4 ore i livelli più importanti restano quindi i 39.400 e i 40.900, che ci portano su fino a retestare questa zona qua giù interessantissima, 43.900, sotto invece se rompiamo i 38.300 abbiamo il primo supporto importante in zona 37.100. Se viene violato il 37.100 invece dovremo andare a riprendere liquidità qua sotto nella zona di domanda che ha caratterizzato la giornata del 24 febbraio in area 34.100. Anche qui quindi attenzione se tradiamo su time frame maggiori, soprattutto se cerchiamo trade di medio periodo. Non è il momento perfetto per prendere posizione, bisogna attendere necessariamente la rottura di determinati livelli molto più importanti, quindi nell'accezione particolare 37.100. se invece vogliamo prendere una posizione long dobbiamo necessariamente attendere un attimo e riuscire a riconquistare i 45.300 con una candela sul 4 ore, se non ancora meglio daily, perché questo ci riporterebbe di fatto all'interno della struttura superiore che abbiamo esattamente in questa zona qui, qua giù nella linea rossa. Come potete vedere qua giù ha fatto da supporto, poi una volta bucato al ribasso ha funto da resistenza. Questo per quanto riguarda Bitcoin, di cui bisogna anche segnalare il fatto che le riserve su exchange continuano a essere drenate, e di fatto questo però non è un segnale strettamente bullish nel breve termine, ma semplicemente va a denotare un possibile incremento della volatilità, perché ovviamente meno token, più facile da manovrare il prezzo sugli exchange. Andiamo poi a vedere Ethereum. Ethereum che attualmente contro Bitcoin non è particolarmente forte, non siamo andati a recuperare neanche per sbaglio questa trend line discendente. Abbiamo visto a inizio marzo questo tentativo di recupero di questo 0,382 di Fibonacci a 2950, respinto con forza, e adesso siamo all'interno di questo piccolo movimento triangolare, per quanto possa avere valenza, con questa trend line di breve periodo che se violata ci porterebbe prima a livello di 2350 e successivamente a attaccare nuovamente la demanda qua giù nella zona bassa, ovvero 2237. Questo qui è un po' Ethereum attualmente. Tra l'altro la debolezza di Ethereum si denota anche dal fatto che finalmente le gas fees di Ethereum sulla sua blockchain sono arrivate a un prezzo che non si vedeva da moltissimo tempo, permettendo anche ai retailers, magari con un capitale più ridotto, di poter operare sopra la sua blockchain. Andiamo poi a vedere due dati interessanti per quanto riguarda in particolare la Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance che ha continuato a rimbalzare sopra questo livello che avevamo visto nella scorsa analisi a 44,30, non siamo riusciti a sorpassarlo e questo denota comunque una fase di congestione. Basta vedere anche le ultime candele, qua giù non c'è direzionalità in nessun modo, questo presuppone il fatto che ci troviamo in una zona di range microscopica in cui effettivamente né le altcoin né tantomeno Bitcoin riescono ad avere una loro direzionalità. Andiamo poi a vedere anche qui un altro dato importante che è la total market cap, anche questo qui in trend discendente, possiamo trovare il supporto a 1.53. se andiamo a vedere invece, andiamo a fare zoom out un attimo, andiamo ad esempio sul grafico daily, possiamo vedere come i livelli chiave continuano a essere 1,54, già testato in precedenza ben 2 volte, a cui è sempre seguita poi una reazione molto importante, altrimenti dopo ci troveremmo il vuoto fino a 1,2, che sono esattamente le zone che abbiamo già toccato durante l'estate del 2021. Mercato molto particolare, ovviamente figlio anche delle tensioni che ci sono a livello internazionale, in particolare Russia e Ucraina. Al netto di questo non sono le notizie a muovere il mercato, ma bisogna sempre tradare rispetto ai grafici seguendo le nostre regole, come ad esempio quelle che abbiamo visto nel webinar di mercoledì. Avendo dei punti di riferimento riusciamo sempre a aggiustarci e soprattutto riusciamo a capire quando è il caso di rimanere fermi magari su time frame superiori e quando invece andare a operare. Solitamente le opportunità ci sono sempre su base quotidiana su time frame inferiori. Su time frame inferiori si parla dal 15 minuti tendenzialmente in giù. Qua giù BNB stesso discorso, stiamo riapprocciando praticamente la zona di demand che ci ha fornito supporto durante sia febbraio sia fine gennaio. BNB per recuperare un setup quantomeno long deve purtroppo rompere sopra i 450, altrimenti qua giù di inversione di trend ancora non possiamo parlare. Andiamo a vedere poi una coin che ci ha tenuto compagnia durante questa settimana, ha fatto performance mostruose, l'abbiamo vista abbastanza bene in Academy, siamo riusciti a evitare un long presi dalla FOMO nel momento dell'all time high. Avevamo segnalato questo piccolo short in questa zona di ATH che era 103,70 e poi durante il webinar avevamo dato alcuni di questi livelli, tra cui gli 86,15, tutta questa fascia qui sopra della shadow di questa candela qui, quindi da 85,30 a 86,15. Per adesso abbiamo trovato un piccolo supporto, la zona inferiore invece è a 79,50. Sotto abbiamo il vuoto, abbiamo una zona di demand gigante, violato invece i 70,47 possiamo aspettarci un retest molto più in basso a 59,32. Quindi attenzione, anche se da un punto di vista di fondamentali abbiamo già spiegato perché Luna riesce a performare così bene anche in una fase di mercato sia laterale sia ribassista, proprio per il meccanismo interno che porta il prezzo a crescere anche in queste fasi qui, al netto ovviamente delle oscillazioni più o meno potenti, perché comunque stiamo sempre parlando di altcoin. Finiamo andando a vedere un'altra coin interessante che è Ren. Ren sta tenendo questa trend line di breve periodo qui, abbiamo questa zona qui da recuperare in tutto e per tutto, sopra gli 0,44 la situazione comincia a rifarsi interessante, perché andremo di fatto a chiudere questa figura qui di inversione, quindi i livelli per Ren 0,44 per cercare setup long, invece lo short va cercato sulla rottura di questa zona di domanda che per adesso ottiene il prezzo, ovvero a 0,3192. Ren è un progetto molto interessante assieme a Luna e assieme a una coin che andremo a vedere nel prossimo webinar, che risulta molto molto interessante nella DeFi e come si sta sviluppando attualmente. Andiamo infine a vedere Ada. Ada purtroppo non dà segni di recupero particolare, qua giù stiamo disegnando sul grafico daily una divergenza rialzista, la zona chiave, che poi è anche una resistenza psicologica, quindi sembra neanche a farlo apposta, è questa qui esattamente tra gli 0,96 e gli 0,99 centesimi. Sopra rientriamo in una bella struttura e andiamo a chiudere di fatto questa zona di bottom, il che sarebbe molto interessante. Resta il supporto a 0,73 che avevamo già segnalato tempo addietro su un grafico magari che ha un pochino più di storico. 0,73 è l'ultimo livello che ci separa da una discesa molto più profonda. Per adesso però non ci sono, anche da un punto di vista fondamentale, dei driver che possano riportare il prezzo sopra in maniera veloce e soprattutto efficace. Quindi per Ada spero che siate usciti sui vari avvertimenti, avevamo visto diversi livelli, tra cui questo qua degli 1,64, questo livello qua che faceva da spartiacque a 1,38 e poi l'ultima volta che potevamo uscire in maniera safe, diciamo, era quello del $1. Ada purtroppo ha fallito nel deliverare, quindi nello sviluppare, diciamo, il suo ecosistema, non ha avuto un grandissimo successo attualmente, stanno ovviamente continuando a lavorarci, però attualmente è una coin che a portafoglio non mi farebbe particolarmente impazzire. Ricordiamoci che fin tanto che non viene recuperato il dollaro, qua giù non c'è segno di inversione, quantomeno nel medio periodo. Questo è tutto per quanto riguarda questa analisi qui domenicale di marzo. Spero vi sia risultato interessante, buon weekend a tutti, vi aspettiamo nella nostra Academy.